Le vittorie, il primato in eccellenza, la promozione in Serie D a un passo. Adesso il campo del Monte Spaccato, la periferia nord-ovest di Roma, è vuoto. Tutto bloccato dal coronavirus. Qui però le partite erano già state fermate 2 anni fa, così. L'elicottero e i carabinieri, 60 arresti per smantellare il sistema di potere del clan Gamba Curta, che nel calcio aveva trovato il modo più facile per imporsi a tutto il quartiere. Adesso loro qui non ci sono più, la struttura è stata sequestrata e ora è un esempio di legalità e condivisione. Siamo venuti qui non per far vincere il campionato a una squadra o per mantenere aperto un impianto sportivo, ma siamo venuti qui per far partire dall'impianto sportivo un processo di rigenerazione del quartiere. Qui si combatte il virus con la sanificazione di campo e spogliatoio, ma le azioni più difficili saranno quelle contro la disoccupazione. Noi vogliamo che, allorché sarà possibile riaprire questo centro, tutti coloro che lo frequentavano lo tornino a frequentarlo, a prescindere dalle condizioni di reddito. Questa zona si definisce ancora con orgoglio borgata e chi entra in campo il quartiere lo vive, come Alessio, 18 anni. Per me è tutto. Ho gli amici, andavo a scuola qua, un po' tutto.